Ciao a tutti, siamo al Ministero, abbiamo finito la riunione che è iniziata alle 18, e stiamo lavorando sul decreto agosto, sui 25 miliardi, quindi siamo ancora al lavoro per il Paese, per le imprese. Abbiamo parlato di cassa integrazione, vabbè, molte cose le avete già sentite sui giornali. Stiamo cercando di ampliare il termine per l'utilizzo della cassa integrazione il più lungo possibile, con sistemi anche di decontribuzione. Abbiamo messo un bel po' di fondi per la scuola, per la sanità, per le regioni, per le imprese all'interno di vari fondi del MISE e per il turismo e soprattutto per lo spettacolo, cinema, teatri, locali da ballo, eventi, concerti, perché come sapete loro fanno aggregazione, cioè proprio il loro scopo è quello di fare aggregazione e quindi sono stati molto molto colpiti non solo dalla domanda ma soprattutto dall'offerta, cioè non potevano offrire i loro servizi, il loro business ai cittadini e finalmente avremo tante risorse per loro, come detto, promesso anche per le agenzie di viaggio, tutto il lavoro che ho fatto con la Fiat lo stiamo portando avanti e si sta lavorando anche se domenica è tardi. Quest'anno anche noi dobbiamo lavorare il più possibile perché sappiamo quanto state soffrendo a livello economico, stiamo soffrendo come paese, 80 miliardi, anzi 85 già messi a disposizione, più gli altri, questi altri 25 siamo a 100, quasi a 110 miliardi, la Germania se non sbaglio ne ha versati 157 ma hanno il doppio del nostro PIL, quindi al lavoro per voi, speriamo di aver fatto, di fare un lavoro che almeno riesca a finire il tema emergenza e poi bisognerà continuare sul rilancio. Il mio sogno è quello di intanto ampliare questo super bonus del 110%, domani sarò a Cassino, vi darò una notizia molto molto interessante, molto bella, sempre sul super bonus 110%, non vi anticipo nulla, ve lo dirò domani, ampliare questo super bonus alle aziende sarebbe bellissimo perché potremmo avere molte imprese che per esempio installano gli impianti fotovoltaici con gli accumulatori, le ricariche elettriche e quindi con impianti fotovoltaici e accumulatori, così come mi raccontava un signore, un imprenditore che ho conosciuto giù in Calabria oggi, Mario Romano, che è un'azienda di arti grafiche che lavora anche col poligrafico, un'azienda innovativa che vorrei farvi conoscere perché per farvi capire come anche al sud si può fare impresa a livello internazionale, cioè competere a livello internazionale, e lui stesso con tutti questi impianti fotovoltaici mi ha confermato, come tante altre imprese, che non solo risparmia nell'energia che utilizza giornalmente per il proprio lavoro, ma addirittura oltre a risparmiare incassa un po' di soldi a fine anno, quindi guadagna anche su questo. Quindi siamo al lavoro, voi scrivetemi per qualsiasi cosa, indicazione, aiuto, proposta, sono qui ad ascoltarvi. Buonanotte, vado a casa, ciao a tutti.